Allora, dopo i rompicapi dei poteri concettuali, non preoccupatevi, continueranno a essere rompicapi fino alla fine. Gli altri modelli sono un pochino più lineari, perché sono più sequenziali operativi. Questi, essendo molto, appunto, non a caso si chiamano concettuali, bisogna imparare a ragionare. Dicevo, per lasciarci un po', riprendiamo la nostra descrizione, no, di come sono fatti e come funzionano i sistemi informativi. Tra l'altro, il lavoro che stiamo facendo nel modello concettuale rientra nel modello funzionale, no, del sistema informativo. In questa retta vorrei un pochino approfondire invece, dare un flash su quella che è la parte tecnologica. Questo l'abbiamo già commentato insieme la volta scorsa, adesso cerchiamo di dare qualche elemento in più sul fatto che alla fine, dietro, alla fine di tutta la fase di progettazione, ci sarà un sistema fatto di hardware, fatto di software, che deve implementare le varie funzioni sulle quali noi stiamo cominciando a scervellarci. Fatto di hardware, nel senso di elementi di calcolo, l'altro server o l'altro client, e la collaborazione tra il client e il server può essere diversa. Fatto di hardware che permetta a questi elementi di comunicare, quindi reti, e fatto di una certa serie di livelli software, no, che un po' per volta implementino le varie funzionalità che ci servono. Chiaramente la controparte diretta del modello concettuale su cui stiamo lavorando, che è un aspetto funzionale, ovviamente sarà il livello della rappresentazione dei dati, il data layer, a livello applicativo. Cioè, noi stiamo facendo dei ragionamenti astratti, ma questi qui poi in realtà si mappano quasi uno a uno con la struttura di una determinata base dati che potrà gestire queste informazioni. Dicevamo che a livello applicativo ogni operazione è, ogni funzionalità del sistema è gestita attraverso più livelli i quali acquisiscono la richiesta dell'utente, cioè capiscono ciò che vuole fare l'utente e lo elaborano pezzettino per volta. E ciascun livello si occupa di una determinata fase della lavorazione della richiesta dell'utente. Allora, per fare cose semplici, noi pensiamo ai classici tre modelli, no, che avevamo già accennato la volta scorsa: livello della presentazione, livello della logica, o delle regole, o della logica di business, o del business, a tanti nomi, e livello dei dati. No? Quindi qua ci sono alcune fasi, no, di quello che potrebbe essere un'interazione con un bancomat. No? Dove nelle varie fasi noi ciò che come utenti sperimentiamo come esperienza diretta è il livello di presentazione. Cioè, questo mi fa vedere una schermata grafica user interface, una GUI con scritto che è richiesta di prelievo e io devo inserire i dati che dicono quanto voglio prelevare. Dopodiché mi fa vedere una schermata di conferma, io posso confermare oppure annullare e alla fine, no, mi mostra un messaggio di conferma oppure meno, no, dell'operazione, eccetera, eccetera. Questo è ciò che vedo io. Quindi c'è una parte di software che fa in modo che il sistema informativo mi mostri queste videate, mi chieda questi dati, mi controlli se sono corretti e così via. Questo è il compito del livello di presentazione. Questo livello di presentazione non ha i soldi lui, del banco, ma non conosce neanche il saldo. Cioè. Lui il suo lavoro è quello di fare un'interfaccia carina, con i bottoncini, la prova di stupido più o meno, e basta. Poi si deve appoggiare da qualche parte, no? Ci dovrà essere una parte del software che invece accede ai dati veri e propri, che sappia se io ho un conto presso la banca, quanto è il credito di quel conto, quanto ho già prelevato nel mese, quindi se posso ancora prelevare. Quindi ragionare su delle date, sulle tabelle di dati, e verificare il raggiungimento o meno di certe soglie, di certi valori, eccetera, eccetera. E questo è il livello dei dati, che ha tutte le informazioni
ma nessuna intelligenza. Perché mantiene i dati e può fare l'operazione elementare con i dati, aggiungi, togli, cancella, confronta, eccetera, eccetera. No? Se vi avete fatto il corso di vari dati, è quel livello a cui vengono eseguite le query. Però quali query devo eseguire? Quali dati devo confrontare? Per questo prelievo, che confronti devo fare? Beh, non devo confrontare, che non devi prelevare più del conto, della disponibilità del conto, oppure del conto più un eventuale filo che tu possa aver aperto, che poi andate da in rosso, ma allo stesso tempo non devi prelevare più della disponibilità mensile del bancomat e più del valore massimo del singolo prelievo. Valore massimo del singolo prelievo che può anche variare se tu stai prelevando su un bancomat o nella tua filiale. C'è una serie di regole. Quindi è vero che il livello dati è in grado di controllare le soglie, ma quali siano le operazioni giuste, no? A controllare se l'ammontare richiesto è all'interno delle soglie specificate, quali siano queste soglie specificate, ci vuole anche lì un altro pezzo di software che si occupi di questo. Di tradurre la richiesta dell'utente, l'utente ha chiesto 20.000 euro, no, non si può, senza neanche guardare il saldo. È al di fuori del circuito banco, ma quella cifra, punto. Non esiste proprio. Ha richiesto 100 euro, allora andiamo a vedere. Queste regole qualcuno deve saperle. Prima di andare a controllare i dati, non è solo tutto dati, no? C'è tutta una serie di regole, di meccanismi, no? Hai già fatto 3 prelievi nell'arco di 5 minuti, beh, allora magari non te lo lascio perché, che non so, problemi di sicurezza, magari hai rubato il banco mentre stai cercando di svuotarlo. E quindi il livello delle regole permette proprio di fare, è quello, diciamo così, che conosce cosa fa l'applicazione, conosce quali sono le regole, quali sono i vincoli, qual è l'ordine con cui si fanno le operazioni. E il livello delle regole che dice a livello di implementazione adesso chiedigli l'ammontare oppure non chiederlo perché tanto questa operazione non va bene, non può andare a buon fine perché ha sbagliato il ping e quindi è inutile che tu glielo chieda, l'ammontare che vuole prelevare. Quindi il vero padrone del sistema informativo è questo livello qua intermedio, che da un lato comunica col livello di presentazione, mostrando, cioè chiedendo al livello di presentazione di mostrare all'utente certe informazioni, certe videate, che poi possono essere videate su un banco, possono essere videate su uno smartphone, possono essere pagine web, possono essere in tante forme diverse, possono essere messaggi vocali, possono essere una spia che si accende. Il livello di presentazione ovviamente dipende dal dispositivo. Ma il livello di presentazione presenta all'utente l'informazione che il livello logico gli chiede di presentare. E se il livello logico chiede la presentazione, chiede all'utente un dato, l'ammontare, il livello di presentazione permetterà all'utente di scegliere, poi questa informazione passa al livello logico, la quale la valida, la controlla. E se è il caso la elabora eventualmente dicendo a livello dei dati, beh, allora questi dati, questo prelievo va bene. E quindi tornano al conto. Quindi chi progetta sistemi complessi divide il proprio lavoro su più livelli, quali in qualche modo ciascuno ha la sua competenza e in qualche modo si parlano tra di loro. Questi livelli possono essere dal punto di vista fisico su computer diversi, oppure tutti sullo stesso computer, oppure su computer che magari sono anche molto distanti tra di loro, collegati via rete, e in qualche modo si parlano. Quindi c'è poi il problema progettuale di mappare le funzioni logiche, i livelli logici sulla struttura fisica del sistema. Questo è un esempio, no, di una tipica interfaccia brutta che mostrano i software gestionali. Devo far vedere tanti dati, tante opzioni, tante informazioni, tanti elenchi, e vengono fuori delle cose un po' antipatiche di questo genere, che per fortuna a livello web non si vedono, però nel momento in cui entrate, che so, nel portale della didattica, nella vostra area personale dove c'è il carico didattico eccetera, siete catapultati in un mondo di questo genere, no? Dove ci sono tante informazioni e tante azioni che si possono fare al loro interno, perché è la natura di questo tipo di sistemi. In questo caso è un'applicazione che è un'immagine molto, molto antica, no? Però è un'applicazione che è stata progettata via web. Mentre invece la parte delle regole di business non c'è nulla di visibile, è semplicemente codice. Codice che qualcuno ha scritto, codice che gira sul vostro client oppure che gira sul server, adesso lo commentiamo meglio questo aspetto.
E poi vabbè, c'è l'aspetto dei dati. Questo, vabbè, aspettate, volevo arrivare a commentare una figura, ma prima mi fermo. Allora, poi c'è il problema, come dicevo, di mappare questi livelli logici sui livelli fisici. Cioè, dov'è il computer che mi fa la presentazione? Vabbè, quello non c'è dubbio, deve essere vicino all'utente. Quindi se è un'applicazione mobile, il livello di presentazione di sicuro deve girare sul dispositivo dell'utente. Se è un'applicazione web, di sicuro la pagina web deve essere visibile, girare dentro il browser dell'utente. Non è sempre stato così. Ad esempio, i sistemi gestionali sono iniziati essenzialmente avendo un unico computer a cui si accedeva attraverso i terminali, venivano chiamati terminali stupidi, che ovviamente erano vicino all'utente, ma non avevano software sopra sui terminali, semplicemente mostravano i caratteri che il server unico gli diceva di mostrare. Quindi la massima intelligenza che aveva quel terminale era sapere quando si poteva andare a campo. Poi ogni volta che tu premevi un tasto, quel tasto veniva mandato al mainframe, computer unico, server unico, e il quale decideva addirittura se visualizzarlo oppure no. Quindi no, il terminale non faceva nulla. È come se voi aveste un computer con collegate 200 tastiere allo stesso computer. No? Allora, ci sono tante persone che premono tasti su tastiere che sono in luoghi diversi, ma in realtà vanno tutte allo stesso computer. Ognuno ovviamente avrà la sua... saranno separati tra loro questi flussi di tasti premuti, ma non ho tanti computer diversi. No? E ovviamente questo modello è un modello 3 anni 80 essenzialmente, molto centralizzato, e poi per fortuna diffondersi dopo gli anni 80 della tecnologia dei personal computer, che ha fatto scendere di molto, diciamo, il costo di avere dei terminali più intelligenti sulla scrivania delle persone, ha potuto scaricare parte dell'elaborazione sul terminale degli utenti, quindi sul PC che gli utenti avevano sulla scrivania. E quindi è anche cambiato il modo di programmare, perché prima avevi un programma che doveva fare tutto, gestire direttamente ogni tasto dell'utente. E invece adesso hai un software che gira sul computer dell'utente, però un'altra parte di software che continua a girare sul server. Quindi si ha questo modello client-server. Ho dei computer sparsi che vengono usati dagli utenti, li chiamiamo computer client perché sono quelli che fanno le richieste, da cui partono le richieste, cioè le azioni degli utenti, richieste che poi in qualche modo dovranno essere elaborate da un server, da qualche parte, uno o più server, diciamo uno per semplicità. Ok? E qui cambia, perché il client, non essendo più stupido, ha una capacità di elaborazione. E quindi sul client posso fare cose diverse. Posso fare poche cose, quindi il client si occupa solo della grafica, ad esempio, solo dell'interazione. Posso fare tante cose, il client si occupa anche già di implementare alcuni dei controlli e delle regole di business. Ovviamente l'ultima parola ce la deve avere il server, perché è l'unico che ha i dati e ha la copia originale certificata dei dati. L'ultima parola ce la deve avere sempre il server, se non altro per ragioni di sicurezza. Perché essendo il client, di solito ne ho in giro decine, centinaia, migliaia, installate presso, che ne so, le filiali, le varie sedi o i tavoli di tutti gli impiegati, e sono più facili da taroccare in certo senso, in modo malevolo, no? Se i dati fossero gestiti sul client e non ci fosse nessun controllo, se il server si fidasse ciecamente di ciò che arriva dal client, è troppo facile, diciamo così, mandare in crisi il sistema facendogli accettare dei dati, delle transazioni errate. Quindi il modello client server, il server è contento perché si scarica parte di lavoro, scarica i client, i quali hanno già un po' di intelligenza, di elaborazione, però il server stesso comincia a non fidarsi più dei suoi stessi client, no? Perché sono dati, richieste che arrivano da fuori e devono essere ricontrollate una seconda volta. Poi ultimamente c'è stata, lasciamo perdere il peer-to-peer che nei sistemi informativi gestionali di fatto non si usa perché è una operazione completamente distribuita, insomma si è diffuso parecchio il modello cosiddetto cloud, in cui di fatto è un sistema, è un modello client server, con la differenza che il server non è mio ma l'ho affitto. Proprio terra, diciamo così, la vera differenza è questa. Cioè, nel cloud computing io
gestisco dei software, dei sistemi informativi su hardware che non è mio, ma è fornito in affitto da dei grossi fornitori. Questo mi permette di avere due vantaggi. Il primo vantaggio è che io non devo avere internamente uno staff per la gestione dell'hardware. Cioè, gestire un server è un lavoro, un lavorone. Deve avere un locale climatizzato, al sicuro, avere il CPU, avere l'alimentazione, l'aria condizionata, i backup, la ridondanza, se qualcosa si rompe devi avere subito pronto il rimpiazzo, eccetera, eccetera. No? E il personale tecnico, che faccia aggiornamenti, controlli di sicurezza, eccetera, nella tua sede. Quindi deve avere uno staff di una certa dimensione minima che è dedicato alla gestione, a far funzionare il tuo server. Non il software che c'è sopra, il server semplicemente che si accende, funzioni e poi dopo qualcuno ci dovrà mettere il software sopra, sviluppare il sistema informativo, eccetera, eccetera. Nel modello cloud computing invece questo scompare, nel senso che anziché avere uno staff mio a comprarmi l'hardware, mettermelo in casa, preparare un locale, eccetera, eccetera, semplicemente faccio un sourcing di tutta questa parte e pago un affitto, un rental, per poter usare una quota dei server. Io magari casa mia ne comprerei 3 server per le mie esigenze, invece affitto 3 server equivalenti da un cloud provider che ne ha magari 20.000 di server installati e li gestisce per mestiere, e quindi compro un servizio e compro anche delle garanzie di affidabilità, continuità del servizio, integrità dei dati, eccetera, eccetera, da questo fornitore. Quindi ci guadagno molto in costi di investimento, perché il mio investimento è praticamente zero. Ci posso guadagnare in parte in costi di personale, perché ovviamente il personale che deve gestire il software mi serve lo stesso, il personale, perché il software è là, non è qui, ma c'è sempre. Il personale che deve gestire l'hardware invece non mi serve più. Ovviamente ho aumentato i costi operativi, perché l'hardware, una volta che l'ho comprato, devo pagare la bolletta della corrente e quella della rete, della telecom, che sono a posto. Mentre invece là ovviamente pago ogni secondo di utilizzo del sistema e ogni megabyte di dato memorizzato su disk, e quindi alla fine del mese ho una bolletta che comprende ovviamente tutti questi servizi, no? Però ho trasformato in costi operativi quello che invece era un costo di investimento, quindi diciamo anche dal punto di vista del cash flow potrebbe essere interessante. Questo è il primo vantaggio, gestione ed economia. Il secondo vantaggio è la flessibilità. Nel senso che se io volessi, mi accorgessi che il mio sistema informativo, perché magari sto lanciando un nuovo prodotto, una nuova soluzione, è previsto che nei prossimi mesi triplichi o decuplichi come carico di lavoro, perché acquisirò migliaia di clienti, vuol dire che io devo raddoppiare, triplicare, decuplicare l'hardware che ho in casa. E allora fa gli ordini, chiama l'elettricista, eccetera, eccetera. E rimonta, installa, compra, configura tutto. Quindi è un lavoro che richiede come minimo 2 settimane e mi accollo tutto il rischio, perché poi se alla fine questa crescita vertiginosa che immagino non ci sarà, io ho comprato tanto hardware che se ne sta lì a consumare corrente e non fa niente di più. Col modello cloud di solito è semplicissimo ridimensionare il sistema. Ok, fino a ieri ti pagavo 3 server. Ecco, da domani, ma non da domani, fra un quarto d'ora me ne saranno 12. Cambio il numero, clicco su ok, tempo che queste istanze virtuali di server vengano avviate, perché poi tutto lì si basa sulla virtualizzazione, ma è un dettaglio in cui non voglio entrare. Tempo 5 minuti sono pronti i server. Ci installi il software sopra, magari 10 minuti, un quarto d'ora e sono pronti. Se non ti servono più, vai di nuovo su quell'interfaccia, da 12 torni a 3, torni a 4, ok, quelle macchine vengono distrutte e tu da quel momento non paghi più per quelle macchine. Quindi c'è una flessibilità molto, molto maggiore nel seguire, in termini di potenza di calcolo, di disponibilità di risorse di calcolo, di seguire quelle che sono le reali esigenze anche in tempo reale dell'azienda, della clientela. Quindi per questo si è diffuso molto questo tipo di modello. È chiaro che poter avere un sistema informativo così facilmente scalabile, aumento e diminuisco le macchine, richiede che sia progettato già in un certo modo. Non posso prendere un software già fatto e metterlo sul cloud. Devo già progettarlo in quel modo. Però vabbè, fa parte dei vincoli di progetto.
è ovvio che poi mi metto in casa due problemi. Uno, la connettività. E se non ho connettività veloce e affidabile 100% con quel cloud provider, io non lavoro. Se cade la rete non faccio più niente, perché i miei dati non sono più a casa mia, le mie operazioni, il mio software non sta girando più a casa mia. Io se avevo i miei browser sui miei computer che si collegano là, ma se là non c'è il collegamento, per qualche motivo, io non riesco a lavorare. Secondo problema è che non ho più in casa mia i miei dati. E se io trattassi dati sensibili, sensibili nel senso di dati personali, oppure anche dati sensibili economicamente, è vero che il cloud provider ha firmato contratti su contratti che garantisce la segretezza, l'isolamento, eccetera, eccetera. Entrare in questi data center non c'entrare. Cioè, sono proprio anche blindati fisicamente per evitare che un cliente, io ho 10 server lì, però a fianco c'è un server del mio concorrente, andiamo a dare un'occhiata a cosa dentro, sfidiamo un hard disk, ce lo portiamo a casa. Quindi sono sistemi che hanno anche una sicurezza fisica molto forte all'ingresso. Però, sai, non si sa mai, no? E quindi c'è chi preferisce investire in casa per avere un controllo maggiore sui propri dati, sui propri processi. O comunque se hai bisogno di una potenza di calcolo di una certa entità, anche economicamente ti conviene averla in casa che non affittarla. Però questo è tutto un mondo che ci permette di avere una dimensione di dimensionamento di sistema e scelte tecnologiche molto, molto flessibile, molto aperta. Ecco, io voglio riflettere anche su una figura di questo genere che fa vedere modi diversi di intendere un'architettura client-server, no? Cosa dice? Dice che io ho la metà superiore della figura, immaginiamocela che sia sul client, quindi internet, un PC o uno smartphone. La parte bassa della figura ce la immaginiamo su un server, quindi da qualche parte di un data center, in qualche scantinato da qualche parte, chiuso a chiave con le porte blindate. In mezzo la parte bianca è, che ne so, il collegamento di rete. E quindi qui ci sono diversi modi di separare il client dal server, sono modelli operativi diversi. Ad esempio, noi possiamo avere un client relativamente stupido, guardiamo la seconda colonna, che gestisce semplicemente la presentazione e tutte le regole di business e i dati, ovviamente, stanno sul server. Questo è, ad esempio, in buona parte il modello web. Io ho il mio browser che gestisce la visualizzazione. Poi quando faccio click attivo una richiesta HTTP che va sul server, il quale decide, analizza i dati e poi mi porta alla pagina web successiva. Oppure pensiamo alle applicazioni web più recenti, dove c'è molta elaborazione anche direttamente nel browser. Cioè quando voi entrate in un sito non scaricate una pagina, caricate direttamente un applicativo, un software, anche molto pesante, poi faremo più avanti una lezione sulla tecnologia web. E quindi anche nel client c'è sia la parte di presentazione ma anche la parte di logica applicativa. In parte, perché poi un'altra parte ci sarà sicuramente anche sul server, non è che posso spostare tutta la logica sul client. Non posso spostare tutti i controlli, le validazioni sul client, perché tanto il server non si fida. E quindi deve comunque come minimo ripetere dei controlli, oppure ci sono alcuni controlli che può fare solo lui perché ha accesso ai dati. Questo è l'esempio appunto delle applicazioni web un pochino più recenti, più interattive, oppure dei programmi installati. Cioè voi vi installate un programma sul vostro computer, ovviamente ha una parte di elaborazione, una parte di presentazione, ma da solo non fa nulla finché non si collega col server e fa cosa. Installate un programma di mail, funziona così. Quest'altra colonna non mi piace tanto, perché vorrebbe dire che io ho un livello di presentazione, un livello logico, che comunicano direttamente con i dati sul server. A meno che io sia in un ambiente totalmente controllato, totalmente blindato, non lo farai mai, no? Perché i dati non si lasciano sprotetti senza controllo, non posso far accedere direttamente ai dati. Lo posso fare in fase di sviluppo, ma non come architettura finale. Oppure l'ultima colonna,
secondo me è quella più completa, dici ma guarda che fa le cose due volte, oltre alla presentazione faccio l'applicazione, ho dei dati, poi c'è di nuovo l'applicazione e ho dei dati. E questo mi permette di portarmi magari un sottoinsieme dei dati veri anche sul client, scusate qua, sì, anche sul client, e qui già lui localmente può fare dei lavori, ma poi alla fine questi dati li andrà a validare e sincronizzare col server. E quindi mi permette di lavorare con meno requisito di banda, ad esempio, quindi anche se la connessione è lenta riesco a lavorare meglio, ovviamente non per tutte le operazioni possibili. Cioè, qui adesso ogni sistema informativo alla fine è una storia a sé, io devo andarmi a progettare come funziona. Cioè, ad esempio il modello mobile è molto simile a questa parte qua, perché le applicazioni del modello mobile sono quasi tutte pensate per avere un certo insieme di funzionalità anche in modalità disconnessa, cioè c'è un momento in cui la rete non c'entra, alcune applicazioni semplicemente non funzionano e basta, dicono manca la rete, altre invece ti fanno fare delle cose, poi dopo ci pensano loro a sincronizzarsi. Allora in questo caso è così, questa è la parte che ti installi sullo smartphone, che ha già dei suoi dati salvati in locale, no? Poi vi riempie una memoria, voi fate, cancella i dati locali, e poi c'è la parte sul server. Quindi le architetture sono le più diverse, l'unica cosa costante è che la copia vera dei dati ce n'è sul server e ovviamente la rappresentazione è sul client, è sul dispositivo degli utenti, o meglio, sui dispositivi degli utenti, perché possono essere molti ma possono essere anche diversi, no? È carino vedere ad esempio questo qua, che è un modello, se vogliamo, più la terza colonna, più ragionevole. Io posso avere un unico logic applicativo lato server con un front-end web e un front-end mobile, che sono ovviamente programmi completamente diversi, ma che parlano nello stesso modo con il server, quindi il server può avere più front-end, più interfacce diverse, e lui funziona sempre nello stesso modo. Cioè, semplicemente le interfacce sono modi diversi di attivare le funzioni del server stesso. Questo è un po' il mondo, no, delle possibili scelte architetturali di lato server. E su questo vorrei innestarmi, e non vado a parlare di queste cose qua di dirette, lasciamo stare, vorrei innestarmi con un articolo che è uscito recentemente, che vi chiederei, stiamo sperimentando quest'anno magari di darvi qualche informazione un pochino più puntuale, un pochino più aggiornata, che vada anche al di là delle slide, un articoletto di 5 pagine semplice da leggere. Ho aggiunto una categoria che si chiama letture, no? Sarebbe readings, in cui magari riusciamo durante l'anno a identificare 3 o 4 articoli interessanti che vanno ad approfondire qualche aspetto in modo anche un pochino più piacevole da leggere che non nelle slide. E questo in particolare racconta un percorso sulle modalità di lavoro, modalità organizzative di inserimento dell'information technology nelle aziende. Quindi è un percorso che va a cavallo tra il modello tecnologico e il modello organizzativo. Io vi chiederei di leggervelo perché, diciamo così, sono 5 paginette scritte in modo semplice, no? Quindi fa parte, diciamo così, del programma d'esame per essere fiscali, ma io qua vi racconto per sommi capi, no? Ci ragioniamo insieme, poi ve lo leggete con calma, lo trovate lì sul sito. E questo articolo in qualche modo commenta questa figura strana, che fa vedere l'evoluzione del sistema, qui lo fa la technology in generale, o information technology, IT, poi nell'articolo in realtà lo chiama IT, la figura è scritta tech. Il ruolo dell'information technology all'interno delle aziende, negli anni. No? E c'è stata questa figura, fa vedere che l'IT è via via sempre entrato di più dentro l'anima dell'azienda, che vuol dire anche dentro il core business delle aziende stesse. Ma non è sempre stato così. Nell'articolo vengono evidenziate alcune fasi. Innanzitutto
abbiamo già citato a livello, parlando dei livelli di presentazione, l'avvento del personal computer ha segnato uno spartiacque, no? Tra un'informatica fatta solo di server e un'informatica che a un certo punto cominciava a complicarsi perché esistevano più soluzioni possibili. Ma al di là della tecnologia, molto dello sviluppo dei sistemi informativi aziendali ha seguito un processo abbastanza classico. Cioè, se tu, azienda, devi costruire una nuova sede, capisci che cosa ti serve, quanti metri cubi ti servono, come deve essere fatta, come devono essere fatti i locali, poi fai un progetto, poi metti a bando questo progetto, qualcuno lo realizza e quando sarà finito gli fai la strada, fai il cancello e cominci a usare questo. Questo stesso approccio, ovviamente, quando è arrivata l'information technology, è stato utilizzato anche per la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi. Allora, ho bisogno di un sistema, di un supporto tecnologico, o un sistema informativo, come caso particolare un sistema informativo, capisco che cosa mi serve, ne faccio un progetto, lo commissiono a qualcuno e quando è finito lo uso. Quando è finito lo uso, ma un edificio, quando è finito comincio a usarlo. Dal punto di vista del bilancio che cos'è? È un costo. C'è un costo che devo ammortizzare di investimento ogni anno e un costo operativo e basta. L'IT veniva vista esattamente nello stesso modo. Un costo necessario, se l'ho costruito perché mi serviva, sta gente qua non posso mettere a lavorare nei campi. Devono avere un ufficio. E l'informazione tecnologica anche. Ho delle necessità, ho qualcuno che è in grado di risolverle e vabbè, li pagherò per costruire un sistema, li pagherò per avere l'hardware e poi tutti gli anni li pagherò per tenerlo acceso. Quindi l'IT veniva visto, purtroppo sono tanti ancora che lo pensano così, come un costo. E dal punto di vista dell'azienda un costo è qualcosa che deve essere ridotto, minimizzato. È difficilissimo. Che valore ti dà avere un edificio in più? Mi serviva, costa tot e lo devo fare. E qui la stessa cosa. Quindi una necessità per la quale dovevi pagare un costo. E questo tech è molto staccato, perché proprio c'è un isolamento molto forte. Di solito le aziende non neanche pensarci, cioè, dammi un fornitore esterno che ci pensi lui. È stato ovviamente il boom di quegli anni, è nato e cresciuto IBM, lavorando proprio su questo. Faceva da fornitore esterno per gli altri committenti, il committente poteva essere la banca, il governo, l'assicurazione, che tutto sapevano fuorché di tecnologia e volevano un partner affidabile, un fornitore, non un partner affidabile, sul quale scaricare certe cose. E loro, contentissimi, costruivano e fatturavano a grandi cifre. È chiaro che veniva percepito come un costo. Poi, man mano che anche lo sviluppo è diventato più abbordabile, no, per via del personal computer in avanti, quindi sono dei calcolatori su cui poter sviluppare, su cui far girare applicazioni più alla portata, allora si è passati a un modello un pochino più di collaborazione, per cui l'IT diventava non più un fornitore esterno, ma più esterno è meglio è, ma cominciava a diventare magari una parte, un settore dell'azienda, un reparto. Così come c'era il reparto logistica, così c'era il reparto acquisti, c'era il reparto information technology. Molte aziende sono ancora vedete così, c'è il core business, poi c'è l'IT che supporta. E quindi però in qualche modo, poiché entravi a far parte della stessa azienda, riuscivi a avere anche un certo tipo di collaborazione, quindi capire un po' meglio anche le esigenze reciproche. Era pur sempre un centro di costo separato. Quindi non così lontano, era sempre interno, e si faticava in questo modo a distinguere i due ruoli che ha l'IT, l'information technology in generale in un'azienda.
c'è un ruolo minimo abilitante e quello sia un costo. Un costo che ha grandi opportunità, cioè a far funzionare i PC, sostituirli quando si rompono, far funzionare la rete, cambiare il mouse quando si riempie di schifezze di polvere e non funziona più, cambiare un cavo che si è rotto, l'alimentatore che l'ho perso, e a gestire licenze di Office, gestire le licenze di Windows, decidere se bisogna aggiornare o no un certo software sulla base di licenze, sulla base del fatto che sia compatibile con le mie macchine, con gli altri software, eccetera, eccetera. C'è tutta una parte di gestione del parco rete, hardware e software, che appunto è una gestione, manutenzione di asset tecnologici esistenti. Non è dissimile dal fatto che se io ho una flotta auto devo cambiare l'olio, fare tagliando, cambiare le gomme, pulire ogni tanto e così via. Questa è una parte che effettivamente è un costo abilitante, cioè un costo che devo pagare per avere abilitato le funzioni di base della tecnologia, ma anche per dire, non stiamo parlando di sistemi informativi sofisticati, la mail della segretaria per funzionare deve avere tutte queste cose intorno, se voglio averla, se voglio, devo. E poi c'è invece un'altra parte dell'IT che invece è quella che va a più, di cui ci stiamo occupando in questo corso, va più a lavorare sui processi dell'azienda, che non è far funzionare le cose, ma è far funzionare i processi, supportare i processi. Questa parte qui, poco per volta, qualcuno ha cominciato a capire. Qualcuno ha cominciato a capire che la tecnologia non era semplicemente ciò che serviva per far funzionare le mail, ma era qualcosa che poteva permettere di differenziarsi in termini di azienda rispetto ai concorrenti per il fatto che alcuni processi, alcune attività venivano svolte meglio, diversamente, più economicamente, più efficientemente, dipende, grazie al fatto che parte della tecnologia era mirata proprio a intervenire sul business, a semplificare, a automatizzare, se volete. E quindi qua cominciava, diciamo così, a far vedere che l'IT entra, una parte dell'IT entra a livello del business. Poi ci sono state alcune cose anche un po' strane nel frattempo. Cosa succede quando tu hai le information technology che poi, essendo quelli che dovevano gestire la rete, il computer, eccetera, garantire che tutto funzionasse, e poi erano però un settore separato dell'azienda, naturalmente hanno sviluppato una certa rigidità operativa. Cioè diceva, ah, questo programmino lì, posso installarlo? No. No, perché io voglio, ho 1000 computer da gestire, voglio che su tutti i 1000 ci metta lo stesso software, non è che ti do il permesso a te di installare quello lì. Ma a me serve? No. No. Per comprare qualcosa devi compilare questi 27 moduli diversi perché io voglio essere sicuro che sia compatibile, eccetera, eccetera. Quindi, pur essendo un settore dell'azienda, in qualche modo aveva una sua rigidità. Voglio sviluppare un software, c'è tutto un processo di progettazione, siamo sempre in un modello project-centric. Quindi mi serve un software per gestire meglio, che ne so, il protocollo della posta di entrata e uscita, per dire una delle cose più banali, in termini specifiche. Eh sì, per allora dobbiamo fare un progettino, metterci un budget, metterci degli analisti, farlo, eccetera, eccetera. Allora, cosa capitava? Che negli uffici comunque c'erano i computer, quindi la gente si arrangiava. Allora, non mi vuoi fare, o costa troppo, ci devo perdere 6 mesi per avere il protocollo da posta di entrata e uscita, me lo faccio in Excel. Allora sono nati tanti milioni di mostri, cioè sistemi informativi mascherati da Excel, o fogli Excel mascherati da sistemi informativi, vedete come volete. Quando poi magari in qualche ufficio c'era qualcuno un pochino più avanzato, mi ha scoperto che c'era Access, no? Poteva fare il database con Access. Allora, questo è un proliferare di tanti strumentini informatici, informatica ombra, IT ombra, che ciascuno si gestiva per mandare avanti i processi. E questo è un disastro. È un disastro. Innanzitutto, beh,
Esatto, perché non è che nessuno lo fa apposta per fare del male, lo fai per risolverti un'esigenza operativa. A me è capitato di vedere posso raccontare tutto. Una persona che è stata richiamata dalla pensione per venire un attimo a spiegarci come aveva fatto quel database access 12 anni prima e continua a essere lì, nessuno ha coraggio di toccare perché funziona, ma ormai non, ovviamente le esigenze sono cambiate, quindi andrebbe cambiato, andrebbe modificato, ma nessuno lo vuole fare, ma nessuno lo sa fare, e lui più o meno si ricorda come l'aveva fatto. E poi ovviamente queste cose sono fatte non da professionisti dell'information technology, non da programmatori, e quindi uno si accocchia un po' per le cose che più o meno funzionicchiano, se le guardi ti viene male, no? E le aziende, ma soprattutto le amministrazioni pubbliche, sono piene di questi mostri. Roba fatta 10-15 anni fa in Excel, in Access, da persone che adesso non ci sono più, o se ci sono sono andate a fare altro, magari fanno i dirigenti, chissà cosa fanno, o sono in pensione, e quelle cose lì stanno ancora mandando avanti dei processi interni senza i quali il processo si ferma, e se il processo deve cambiare non puoi, perché non puoi cambiare il software su cui chi lo sta gestendo, perché nessuno è in grado di metterci le mani dentro. In questo caso specifico tutti si rendevano conto che era da cambiare, però non riuscivano a trovare una quadra anche dal punto di vista economico con chi gestiva l'information technology per dire: senti, fammi tu un applicativo fatto al giorno d'oggi che faccia le stesse cose. E sul faccia le stesse cose ci hanno perso dei mesi per cercare di capire esattamente cosa facevano col programma lì. Questo in qualche modo è stato anche un driver per dire: ma non dobbiamo tenere troppo separate le cose, soprattutto nel campo delle aziende private, in quelle pubbliche non si riesce, avere una condivisione maggiore di obiettivi tra l'information technology e il business può permettere di, vabbè, quando c'è questa esigenza, anziché farla in modo approssimativo, in modo non gestito, in modo non aggiornato, ce ne facciamo carico e cerchiamo di portarla avanti. Questo però richiede anche un modo diverso di lavorare, più flessibile, perché le esigenze ti cambiano di giorno in giorno. Tu non è che puoi dire: mi serve questo e anziché fare il mio foglio Excel per conto mio ne parlo con qualcuno dell'information technology per vedere se può servire un programmino che magari serve a tutti. Ecco, questo lo fai se non ti costa 3 mesi di burocrazia, se puoi farlo in collaborazione con, senza un overhead troppo elevato. E qui sono nate i primi approcci alla progettazione e sviluppo agile dei sistemi informativi. Agile è nato da un gruppo di, innanzitutto partito dall'esperienza di alcune persone che poi si sono conosciute nelle conferenze, si sono aggregate, tutto è culminato in un documento che si chiama The Agile Manifesto, il manifesto della programmazione agile, che ribalta completamente la concezione del modello di sviluppo. E dice: tu non devi costruire l'IT come un edificio. Perché differenza c'è? È che un edificio che abbiamo costruito è uguale a 50 anni. Il software ogni giorno può cambiare. L'infrastruttura hardware, grosso modo, se è ben robusta, ti supporterà per anni, il software invece ogni volta può essere cambiato. Quindi mi conviene avere oggi un sistema che mi risolve il 30% dei problemi, che avere tra 2 anni un sistema che mi risolve l'80%. Poi cominciamo a avere quello. Poi una volta che cominciamo a usarlo ci accorgiamo di cosa possiamo aggiungere, cosa possiamo modificare, cambiare, eccetera. E quindi inventare un modello di sviluppo del software che sia basato non sul progetto, ma su delle features, no? Sulle caratteristiche, sulle funzionalità che vengono implementate, testate e aggiornate in un ciclo continuo. Non c'è un inizio e una fine, c'è un inizio e c'è una continuazione a lassi di tempo ridotti, 2 settimane parlano di software, per avere un rilascio nuovo che abbia qualche funzionalità in più. Noi oggi siamo abbastanza abituati a questo modello come utenti finali, cioè tutte le sere c'hai 3, 4, 5 applicazioni che si vogliono aggiornare, ma dico: non fare la stessa cosa, ma hanno aggiunto un pochettino, hanno spostato quell'icona, eccetera. Perché? Perché vedono che gli utenti lo usano e vedono che gli utenti chiedono certe cose e quelle piccole modifiche le possono fare. Quando vai su un sito web, un pochino è cambiato,
perché dietro qualcuno l'ha modificato. Piccole modifiche incrementali con un ciclo di sviluppo molto rapido. Ovviamente si parla di piccole modifiche incrementali, non è che posso rifare una cosa da zero in 2 settimane. Però impostare il lavoro in tanti piccoli incrementi, tanti piccoli, alcuni modelli li chiamano sprint, ciascuno dei quali ha un obiettivo molto specifico, limitato. È bello perché permette di catturare molto prima le esigenze del business, ovviamente se il gruppo IT e il gruppo di business si parlano, sono molto compenetrati. È molto brutto per il manager sta roba, perché non c'è nessuno che ti dirà tra 3 mesi cosa faremo o cosa farà quel sistema informativo tra un anno, quali sono specifiche tra un anno, non lo sai, perché ti adegui alle esigenze man mano che le vivi, man mano che le scopri. Ma tutto qua manda in palla, manda in fibrillazione i manager, no? Hanno un costo fisso, cioè delle persone del gruppo IT che lavorano, fanno questi sprint, parlano con gli utenti senza che sia il controllo dall'alto o la previsione esatta di che cosa si sarà entro una certa data. Infatti quello che dicono è che i gruppi di lavoro agile non dovrebbero avere un manager, oppure il manager dovrebbe essere parte del gruppo di lavoro, non sopra, perché altrimenti non è compatibile. Infatti questi modalità di programmazione che non tutte le aziende riescono, per come sono organizzate internamente, a cogliere. Molte aziende lavorano ancora con modello progetti. Loro valorizzano gli individui e le interazioni più dei processi e degli strumenti. Cioè due persone che si capiscono valgono di più che due persone che seguono esattamente ciascuno il processo codificato, approvato. Meglio avere software che funziona rispetto a una documentazione completa. No? È vero, anche nel modello progetto, se io consegno qualcosa, lo consegno con tutta la documentazione completa. Ok, se però quel software cambia il giorno dopo, è meglio avere software, no? Chiaro, funzionante, aggiornato, e va eventualmente a rubare un po' di tempo al sforzo di documentazione. Poi ci sono dei metodi anche di sviluppo che permettono di inserire la documentazione dentro il codice e quindi renderla più aggiornata. Collaborazione col cliente, che sia un cliente interno oppure esterno, rispetto alla negoziazione a priori di un contratto e poi l'esecuzione bieca di quello che c'è scritto in quel contratto, che è il modello del procurement. Quando fate un bando di gara, per quello dicevo il pubblico, non riesce a fare queste cose. Deve fare un bando di gara in cui c'è scritto tutto. Una volta che la gara è affidata, il fornitore può fare ciò che vuole. Mentre invece mi dice no, deve essere collaborazione continua. Dove la cosa importante è rispondere alle esigenze di cambiamento, che è più importante che non seguire un piano predefinito all'inizio. Perché nessuno è in grado di fare un piano. Cioè, mentre io fosse, non lo so, non sono ingegnere civile, ma forse posso fare un piano di esecuzione per la costruzione di un edificio, perché so quanti giorni ci vuole per fare il cemento armato, non lo so. In un progetto software, prevedere esattamente i tempi e le risorse che serviranno per eseguire una certa funzionalità è pura magia nera. Nessuno è in grado di saperlo esattamente prima, perché nessuno saprà esattamente quali sono i problemi che incontrerai. Quindi o spari sempre alto, troppo alto o troppo basso, ma se tutti sanno che il budget e il piano di lavoro, in un caso di un progetto IT, sono, diciamo, inventati oppure hanno delle approssimazioni molto larghe e non si può pretendere di dover seguire la lettera. Se lo segui la lettera stai barando o fingendo. Ma sì, mettiamo qualcosa giusto per arrivare al maestro numero 27 dove deve esserci bollino rosso, dietro non c'è niente che funziona, ma tanto lo recuperiamo dopo perché so che dopo. Questo vuol dire adattarsi. Però deve essere riconosciuto proprio a livello di organizzazione il fatto che si lavori in questo modo. Adesso qui non mi sto a leggere tutto questo, ma ve lo potete trovare. È la spiegazione lunga di quei principi. Però c'è un problema. L'agile cerca di minimizzare il tempo di ciclo, quindi avere rilasci frequenti. Il problema è che avere rilasci frequenti
tende a diminuire l'affidabilità del sistema. Perché se tu devi rilasciare frequentemente, mi viene a dire è inevitabile che ci siano alcuni malfunzionamenti, alcuni bug, alcuni problemi che non sei riuscito a testare, non sei riuscito a eliminare. Magari li conosci, ok? Dici, beh, ci penso, tanto tra 2 settimane ci sarà un altro rilascio, ci penso dopo. Allora, questo può andare bene in alcuni tipi di software, in altri un po' meno. Quindi non sempre è, diciamo così, da preferire sempre un rapido turnaround, un rapido ciclo, rispetto a avere comunque un tempo di testing, di sedimentazione, di controllo di un determinato software dal punto di vista dell'affidabilità. Questa battuta c'entra poco, ma era perché parla di larghezza di banda, per dire che a volte ci sono dei punti di vista molto diversi che non si colgono se uno si mette troppo dentro il processo a cui è abituato, no? Diceva, qual è il modo, se voi dovete trasferire dei terabyte di dati da un punto a un altro, vi chiedono come farlo, a volte probabilmente cominciate lì a mettervi lì a fare i conti del collegamento di rete, quanto deve essere veloce, quanti megabit al secondo deve avere, eccetera, eccetera. E questa battuta è stata fatta per dire, guarda che se tu in realtà prendessi, qui parlavo di nastri, ma degli hard disk, li carichi su un camioncino e li sposti, provate a fare il conto di quanti megabit al secondo fa un camioncino sull'autostrada. Ok? Anche se il camioncino magari va a 100 all'ora e non va alla velocità della luce, però se lo caricate di hard disk a 4 tera 1 e riempite il camioncino, prima che riusciate a far passare questi dati su un cavo di rete da 100 megabit o da 1 gigabit al secondo, ve ne accorgete. Quindi è solo, non è legato specificatamente al tempo di ciclo, no? Ma è per ricordarci che a volte se ti concentri su un aspetto perdi un dominio completamente diverso della stessa cosa. Ok, quindi quello che sta succedendo più di recente, nella fase più recente, è quella di cercare di passare da una visione per progetti a una visione per prodotti o per funzionalità dei prodotti. E questo è stato facilitato anche dal fatto che sempre di più l'information technology non è un supporto al business, ma è parte del business. Molti business sono costruiti, esistono perché esiste il sistema informativo di supporto. C'era l'ingegner Ceaglio, che era l'ex direttore dell'incubatore di imprese qua, del Politecnico, quindi l'anno scorso è stato direttore per diversi anni, diceva sempre una cosa che faceva arrabbiare tantissimo. Perché l'incubatore, ovviamente, sapete che ci sono aziende di tutti i tipi, c'è chi lavora nell'agroalimentare, nel chimico, nell'energia, nei trasporti, nei servizi, eccetera, eccetera. E lui però diceva sempre, io qua dentro ho solo aziende che sono software. Ho solo aziende software. Cosa voleva dire? Voleva dire che è vero che ogni azienda lavorava in un certo dominio, in un certo mercato, forniva certi prodotti, ma praticamente l'innovazione che davano a questa startup è quasi sempre, diceva tutto per esagerare, ma quasi, erano abilitate dall'information technology. Riuscivano a fare certe cose perché in realtà dentro avevano degli sviluppatori che facevano un software che gli permetteva di faceva logistica, aveva il software che gestiva logistica, che faceva agroalimentare, aveva il software che gestiva con sistemi IoT il processo produttivo e così via. C'è una componente chiave dell'innovazione di prodotto, poi alla fine vendevano il prodotto, ma la componente chiave dell'innovazione di prodotto era proprio l'information. E questo è il e soprattutto in un campo startup non puoi permetterti di dire ok, per il mio prodotto mega innovativo mi serve fare un progettone da 3 anni per avere quel componente che mi serve. Devi partire con un pezzettino, lo metti già dentro nel cuore del tuo sistema, poi lo fai crescere man mano che magari scopri anche le esigenze man mano che procedi, perché all'inizio magari non lo sai, non scopri il tuo mercato, scopri il tuo prodotto man mano che lo costruisci. Non è neanche possibile a volte sapere prima che cosa ti serve esattamente.
Quindi, anche per aziende più tradizionali, no? E quando penso tradizionale penso sempre a una banca, le più rigide probabilmente che esistono, oramai devo sviluppare nuovi prodotti e poter rispondere velocemente con un nuovo prodotto, anche lì è diventato più importante che non, diciamo così, avere un processo più rigido, più certificato. Poi in realtà nei sistemi ampi, nelle aziende grandi, hai sempre una parte che è più consolidata, più sicura, più certa, più affidabile, e sopra queste gli innesti delle parti più innovative, più rapide, che possono anche rispondere agli utenti, cioè rispondere, modificarsi sulla base della risposta anche iniziale degli utenti. Quindi sono mondi diversi che in qualche modo convivono. E questo, a questo si aggiunge ancora un pezzettino, un altro ingrediente, che invece è più di recente, questo è un tema degli ultimi 2-3 anni. Se è vero che l'information technology e il business si sono sempre più fusi, nel senso che uno non può più esistere senza l'altro, c'era ancora sempre la separazione tra sviluppare l'IT, sviluppare il software, e farlo funzionare. Cioè, poi è sempre un gruppo di sviluppo, interno, esterno, se volete, agile, meno agile, che arrivava a costruire un software, dopodiché questo software deve essere installato su delle macchine da qualche parte e la gestione delle macchine e del funzionamento del software era dedicato a un altro team. Di solito c'era il team di development e il team di operations. Io ricordo, adesso non so se è appena traslocato, ma qualche anno fa ricordo di aver fatto un giro, c'era un edificio per il gruppo Fiat in cui facevano solo operations. Cioè dentro avevano i server, su questi server erano installate i vari software che gestivano i vari processi interni, non parlo del sito web, parlo dei processi gestionali interni, e questi team di operations avevano come compito quello di mantenere accese queste macchine. Per cui se un software si bloccava, si piantava, gli arrivava la notifica, loro andavano lì, riavviavano oppure modificavano un parametro, eccetera, avevano delle procedure di gestione di questi software. Chi faceva operations non sapeva quasi nulla di che cosa facesse nel dettaglio o come funzionasse quel software. Così come chi faceva quel software non aveva nessuna nozione di che cosa servisse per tenerlo vivo o di quanto spesso si piantasse o perché. Questo in un contesto di questo genere non va più tanto bene, e quindi si è un po' diffuso, si sta diffondendo il detto tu l'hai fatto e tu lo fai girare. Quindi fondere in un unico team la componente di sviluppo e la componente di operations. Quindi avere dei team in cui ci siano sia gli sviluppatori che appunto gli operation manager, coloro che dovranno fare poi il deploy, cioè l'installazione e la maintenance, cioè il funzionamento, il mantenimento in vita, farli convergere in un unico team. Che vuol dire di nuovo andare trasversalmente su settori che erano separati a rimescolare le persone. A questo punto non hai più l'esperto di cloud che gestisce le istanze del cloud per tutte, no, avrai magari dei team non divisi per competenza, chi fa la rete, chi fa la sicurezza, chi fa il cloud, chi fa l'applicazione, eccetera, e poi chi sviluppa il software, chi sviluppa l'interfaccia, chi sviluppa la grafica, divisi per gruppi di competenza, ma invece li avrai divisi per progetti. Tu avrai un team di persone che gestisce il progetto, che ne so, accesso mobile alla posta aziendale, e in quel team di progetto lo devi popolare con le competenze che ti servono dei vari team, compresi anche dei team di operations. Di nuovo, dal punto di vista manageriale, organizzativo, è più complesso, perché almeno hai dei team che sono molto più disposti, devono essere anche più flessibili, e non è detto che lo staff di questo team ce l'abbia al 100%, perché magari hai delle persone che sono ovviamente condivise su più progetti, quindi comunque la gestione di questi meccanismi è più complessa. Però dal punto di vista del singolo progetto hai lì in casa tutte le competenze che ti servono. Quindi quando ti arriva il tizio che dice ma no, se modificassi un'applicazione in questo modo, c'è cioè cose dell'operation, e dici senti caro,
questo non lo fare, perché sennò poi non funziona più questa cosa a livello fisico. E quindi dal punto di vista del mercato dell'information technology, questo, diciamo, è il nuovo modello in cui non sto più a commissionare a una terza parte, immaginiamo di avere un modello di sviluppo esterno, a commissionare semplicemente un software e poi dovrò trovare qualcun altro che lo faccia girare, ma ho dei team che si occupano di fatto dell'intero ciclo di vita, dalla progettazione all'implementazione all'esecuzione. Quindi io mi lego con dei team che siano in grado di gestirmi le mie esigenze, e non solo una volta, ma ciclicamente, su un processo di sviluppo continuo, che include lo sviluppo, il funzionamento, la gestione, la manutenzione, la correzione degli errori, eccetera, eccetera. Quindi è quello che, se cercate il giro DevOps, vedete che alla fine molti delle offerte delle aziende di consulenza informatica vendono oggi questo tipo di servizio, non solo la progettazione oppure solo l'operazione. E questa cosa si sta espandendo anche alla progettazione proprio delle funzionalità del sistema, perché finora un team di DevOps alla fine è al servizio di qualcuno che capisce cosa deve essere fatto. So quali sono le funzionalità e quindi ho il team che mi permette di realizzarle. Ma come faccio a sapere quali sono le funzionalità che servono se in realtà non sono parte di questo team? Non vedo come i miei utenti lo utilizzano. Non leggo le mail di protesta o le segnalazioni di errore. E allora, di fatto, quello che si sta facendo è di includere dentro il team di development operations anche chi fa il design dell'esperienza utente, capisce come gli utenti utilizzano il sistema, come lo vorrebbero, quindi quali sono le cose che gli piacciono, quali sono le cose che funzionano bene, quali sono le cose che non capiscono e quindi devono essere riportate in modo diverso, e quindi possono far rientrare in questo ciclo di aggiornamento non solamente una crescita tecnologica, cioè ogni ciclo aggiungo delle funzionalità, ma ogni ciclo mi avvicino sempre di più a quello che l'utente vuole. Anche per questo, diciamo così, nel corso, nella parte finale, parleremo proprio di interfaccia utente, perché poi è una componente essenziale per tutto il ciclo di sviluppo. E quindi si sta diffondendo, ma questa è una tendenza recentissima, questo tipo di servizio, in cui dentro metto qualcuno che sia anche competente sul dominio e sugli utenti. Sull'articolo lo trovate spiegato in modo un pochino più ampio, però provate ad andare anche a confrontarlo con quello che ci sono nelle offerte di lavoro, con tutti i tipi di cose, così ci riusciamo a ritrovare. Noi ci vediamo martedì.